Spiegheranno la nostra Carmelina, salutiamo la nostra Carmelina e tutte le altre persone che si collegano e che si collegheranno. E quindi partiamo per cercare di capire, ed è un qualcosa che dobbiamo fare necessariamente, cioè smettere di amare chi non ci ama, perché se no, altrimenti è sempre negativo, è sempre negativo. Salutiamo Gina De Katzen. E allora cerchiamo di capire un attimino come vanno le cose. Cerchiamo di capire un attimino come vanno le cose. Allora, intanto smettere di amare chi non ti ama può essere un processo, diciamo, può essere un processo lungo, ma è necessario fare qualcosa che dobbiamo assolutamente fare, perché se continuiamo ad amare, salutiamo Daniele, chi non ci ama, la nostra autostima scenderà, scenderà. Come vanno le cose? Le cose vanno che se non smetti di amare chi non ti ama, andranno male. Smettere di amare chi non ti ama è un processo complesso, è un processo doloroso, ma è fondamentale per il proprio benessere emotivo, poter accogliere nuove opportunità, diciamo, nuove opportunità nella vita, perché, come dire, se tu non vai a svuotare completamente un serbatoio, non riesci a riempirlo. E quindi questo è un punto importante. La prima cosa che devi fare per smettere di amare chi non ti ama, ditemi se si sente bene, Rosy, dimmi se si sente bene. La prima cosa che devi fare, questa io la pago e non fa niente. Allora, dimmi se si sente bene, Rosy. Ok, la prima cosa che bisogna fare è accettare la realtà, prendere atto della realtà. Accettare la realtà è il punto di partenza cruciale quando ti trovi ad affrontare un amore che non sia corrisposto. Perché noi spesso invece le persone si accaniscono, no? Quando c'è un amore non corrisposto. La consapevolezza che la persona amata non ricambia i tuoi sentimenti è una missione difficile, è una missione spesso dolorosa. Ti ho salutato, Daniele, quante volte devo salutarti? 50? Accettare la realtà è il punto di partenza cruciale quando ci si trova ad affrontare un nuovo amore. Essere onesti con se stessi in questa fase significa riconoscere che nonostante i tuoi sforzi, nonostante i tuoi desideri, non puoi forzare qualcuno a provare sentimenti che non ha, mentre noi cerchiamo, di provare nuovi sentimenti anche, diciamo, ah, ok, va bene Daniele, bene bene, benvenuto Daniele, benvenuto Daniele. Perché è importante accettare la realtà? Allora, accettare la realtà è importante perché ti aiuta a vedere le cose come sono. È inutile che stai a inseguire amori non corrisposti e pensi che siano corrisposti. Ci sono un sacco di persone che ci sono un sacco di persone che, diciamo, pensano di essere amate quando è evidente che non lo sono, no? Non si rendono conto della realtà. Ma lascerà la moglie, lascerà presto la moglie. Sì, la lascerà, mi ha detto che la lascia. Oppure, vabbè, mi ha portato al parcheggio del cimitero, ma cosa c'è? Vabbè. E allora, se non vuoi vedere la realtà, vattene a fanculo. È importante accettare la realtà, avere la chiarezza mentale. Accettare la realtà ti aiuta a vedere le cose come sono, senza illusioni e senza speranze infondate. Questo ti permetterà di investire energie emotive in situazioni che possono essere utili per te. Poi è molto importante anche accettare la realtà, ti permette di ridurre il dolore, anche se inizialmente accettare la realtà può fare male. C'era una canzone, la realtà fa male, lo sai, non so, non mi ricordo com'era, però a breve termine sicuramente ti fa aumentare il dolore, ma a lungo termine ti protegge da sofferenze prolungate e dall'illusione di un cambiamento che intanto non avverrà, perché negare la realtà vuol dire, come dire, farsi del male poi.
Tra l'altro, accettare la realtà facilita anche un altro procedimento. La verità fa male, lo sai, sì, vabbè, la verità, la realtà. Accettare la verità è uguale, no? La verità. E se sarà dura, dillo alla luna, diceva anche Vasco Rossi, guardali in faccia la realtà, e se sarà dura, dillo alla luna, ti porterà fortuna. Ma tra l'altro, riconoscere la realtà ti libera dal costante pensiero dell'altra persona e ti permette di concentrarti su te stesso, sui tuoi bisogni e anche, diciamo, sui tuoi obiettivi personali. Non amarmi perché vivo all'ombra, non amarmi. Beh, non amarmi è un modo utile da dire perché la persona percepisce il contrario. E poi, diciamo, solo accettando la realtà puoi davvero aprirti a nuove opportunità. Questo passaggio di accettazione della realtà ti permette di accogliere, diciamo, nella tua vita nuove persone, persone nuove che invece possono amarti. Quindi, come facciamo ad accettare questa realtà? Qual è il procedimento che dobbiamo mettere in atto? Beh, la prima cosa che dobbiamo fare è confrontare i fatti, cioè guardare i fatti, guardare la situazione, ma guardare i fatti, non guardare le parole. Se uno che ti dice che ti ama, ma poi se ne sta con la moglie, vuol dire che in realtà ama la moglie. Quindi questo è il punto fondamentale. Poi, una volta che hai guardato i fatti, scrivi anche tutte le cose, salutiamo Margherita, scrivi anche tutte le cose che magari ti dice se è una persona negativa. Devi tenere un diario perché è fondamentale questo. Poi magari parlane anche con degli amici, con delle persone che sono esterne alla coppia, no? Chiedo per un amico e puoi vedere che, insomma, se tu fai un minimo di check, capirai se questa persona in qualche modo tiene a te oppure non gliene frega una beata minchia. Quindi la prima cosa è quella di accettare la realtà. La seconda cosa è quella proprio di focalizzarsi su se stessi. Perché se tu vuoi smettere di amare chi non ti ama, devi imparare a focalizzarti su te stesso, prenditi cura di te. È un passo fondamentale nel processo di liberarsi da un amore non corrisposto. Perché l'amore non corrisposto è inutile che volete prima di sedurre una persona, un amore non corrisposto, te lo devi togliere dai coglioni. Lo sedurrai solo quando non ti interesserà più. E poi deciderai cosa fare. Se per caso riesci a sedurlo, il consiglio è di mandarlo comunque a fare in culo. E allora il punto fondamentale è che devi prenderti cura di te. Prenditi cura di te, prenditi cura della tua vita, prenditi cura, insomma, abbi cura di te. Vuol dire fare delle cose, ad esempio fare attività fisica. L'esercizio fisico non migliora solo la salute del corpo, ma ha anche un impatto positivo sulla nostra mente perché diciamo, stimola ad esempio le endorfine. Quindi anziché passare il tempo a sbafare, a mangiare, che ingrassi come una zampogna, passa il tempo ad allenarti, a fare sport, che è la cosa migliore. Fai sport, allenati, vedrai che le cose vanno sicuramente meglio, sia perché migliori fisicamente, non sei più un bustone, sia perché, diciamo, d'altra parte tonifichi, migliori, insomma. Ovviamente ci sono tanti esercizi, io personalmente preferisco quelli con i pesi, però ci sono tanti allenamenti, insomma, comunque l'importante è che ti alleni. E poi che prendi cura anche della tua mente, diciamo che mens sana in corpore sano, no? Quindi anche la meditazione, ad esempio, la respirazione consapevole, sono tutte delle attività che possono aiutarti a migliorare, ovviamente abbinato a un'alimentazione sana. E abbinato anche a una capacità di dedicare tempo ai tuoi hobby e alle tue passioni, perché sicuramente hai degli hobby e delle passioni che magari hai anche addirittura trascurato a causa di sto coglione, no? E quindi devi imparare a riprendere i tuoi hobby e le tue passioni. Tra l'altro, riprendere gli hobby e le passioni ti permetterà di fare nuove amicizie, conoscere nuove persone. Questo è un altro punto molto importante. Perché non devi mai lasciarti isolare dalle
da nessuno. E quindi, oltre ai familiari, anche avere nuove amicizie, nuove conoscenze, ti aiuterà a stare meglio fondamentalmente, no? Quindi, ma anche fare un lavoro introspettivo, comunque anche leggere un libro per dire, no? Tutte cose che sono molto utili per prendersi cura di te. E con quest'altra persona è importante, ma neanche fare il no contact, perché tutto sommato, se una persona è un amore non corrisposto, non ti corrisponde, è giustissimo, no, che una persona possa anche non corrisponderti. Però ti suggerisco di evitare il contatto con questa persona, perché è inutile che stai lì a mantenere un contatto, a mantenere un fil rouge nella speranza che prima o poi ti corrisponda. Se una persona non ti corrisponde, amen. Limita il contatto e riduci gradualmente in questo modo l'intensità delle emozioni negative che provi. Salutiamo Green Apple diciamo, e cerca di darti emozioni positive, perché diciamo, è importante darsi delle emozioni positive. Darsi delle emozioni positive è fondamentale quando abbiamo un amore non corrisposto, perché se un amore non è corrisposto e noi decidiamo di darci nuove emozioni, la vivremo più tranquillamente, più facilmente. È importante creare una distanza emotiva, cioè devi distogliere l'attenzione su chi non ti ama, su chi non ti vuole, su chi non ti desidera e concentrare le tue emozioni su te stessa, su te stesso. Quindi questo è un punto fondamentale. E bisogna accettare che non possiamo piacere a tutti, questo è un altro dato di fatto, no? Ma fa parte della vita. Fa parte del gioco della vita. D'altra parte, la cosa peggiore che una persona può fare è accanirsi su qualcuno, soprattutto accanirsi su qualcuno che non ti vuole. Questo è un punto importante, no? Accanirsi su qualcuno che non ti vuole, perché tu non ti devi accanire su nessuno che non ti vuole. Se una persona non ti vuole, è un suo problema, non è più un tuo problema. È importante anche, come dire, impostare nuovi obiettivi personali, perché soltanto impostando nuovi obiettivi tu avrai la tua mente occupata da qualcos'altro, perché la nostra mente, diciamo, ha sempre bisogno di stimoli, cioè tu non puoi lasciare, perché se tu lasci la mente vuota, e naturalmente la mente andrà a procurarsi degli stimoli, le emozioni andranno a procurarsi degli stimoli. E questo è un punto fondamentale, no? Noi non dobbiamo far sì che la nostra mente vada a cercarsi da soli i suoi stimoli, perché se, soprattutto la parte emotiva ha la tendenza, ad esempio, ad agganciarsi a tutto ciò che genera sofferenza, un po' una predilezione, se vogliamo, di quello che genera sofferenza. Per cui sarebbe importante non agganciarsi a chi ti genera sofferenza. Il modo migliore per farlo è, salutiamo anche Roxy, e darti nuove emozioni. Intanto ricordo a tutti che se volete dare un supporto al canale potete abbonarvi al canale, l'abbonamento è veramente popolare, e se volete invece, come possiamo dire, fare una donazione anche di un caffè ben accetto, potete farlo cliccando sul tastino col dollarino, sul tastino col dollarino. Allora, quindi dicevo, è importante, come possiamo dire, tenere presente questo. La nostra mente ha sempre bisogno di cose da fare, cose da pensare. Quindi se tu non gli dai cose da fare, cose da pensare, se le cerca. E il modo più facile per trovarle è quello proprio di farti pensare a quello lì che non ti vuole, perché quella è proprio una fonte di emotività, no? Se tu pensi a quello che non ti vuole, magari fai anche la malgagosta, ti lamenti, non mi vuole, non mi vuole, non mi vuole, e continui a lamentarti, è evidente che praticamente ti nutrirai di quello, diventerà la tua forza emozionale. Invece tu inizi a fare altre cose, ti dai da fare, è molto importante questo. Definisci degli obiettivi nuovi che devono essere definiti in modo smart, specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato,
come dico sempre, gli obiettivi devono essere precisi e collocati anche nel tempo, devi stabilire una scadenza per il tuo obiettivo. Sì, Betty Cottage, però spesso noi non ci riusciamo, no? Tra l'altro questi obiettivi è anche importante che siano anche obiettivi personali, come dicevamo prima, potrebbe essere l'obiettivo di migliorare te stesso, di migliorarti fisicamente, di dimagrire, non lo so, qualunque cosa. Potrebbero essere obiettivi legati a sviluppare qualche altra skills, qualche altra capacità, obiettivi lavorativi, obiettivi professionali, ad esempio, potrebbero essere obiettivi di sviluppo di carriera, cioè, ad esempio, se tu hai una carriera di qualunque natura, potresti decidere di lavorare sulla tua carriera, lavorare per acquisire nuove competenze, per migliorarti, insomma, e quindi devi fare una pianificazione delle attività, cioè che ti spingeranno nella direzione dei tuoi obiettivi. Questo servirà a toglierti dalla testa anche la persona che non ti vuole, ma utilizzare, salutiamo anche Mary. Ma utilizzare il tempo in modo proficuo, cioè non è che, e come dicevamo anche ieri, la sofferenza può diventare motivazione. Quindi pianifica delle attività, suddividi i tuoi obiettivi in attività più piccole, gestibili, gestisci le scadenze, monitori i progressi, adatta le regole, insomma, e questo è un punto fondamentale. Poi il fatto di, come dire, impostare nuovi obiettivi ti darà una nuova motivazione. Ti darà una motivazione intrinseca, le motivazioni devi trovartele, ma ti darà anche delle motivazioni esterne fondamentalmente, no? Quindi sono tutte cose che devi imparare a fare fondamentalmente, no? E in questo modo sarà molto più facile, salutiamo la nostra Patrizia Perotti, smettere di amare chi non ti ama. Smettere di restare vinculato a persone che non ti amano. E quindi darti altre chance, darti altre alternative. È un punto molto importante. Poi ricordati quelli che sono i tuoi valori, ma ricordati anche il tuo valore, perché, come dire, tu meriti di essere amato e non essere, come dire, trattato male da una persona che se ne frega, però devi darti il tuo valore, ricordati del tuo valore. Il tuo valore è essenziale per superare un amore non corrisposto e costruirti soprattutto una vita piena di autostima, una vita piena di soddisfazione, è un punto importante. Devi riconoscere i tuoi punti di forza, devi diventare consapevole dei tuoi punti di forza. Prenditi del tempo per riflettere sulle qualità positive che possiedi. Fai una lista dei tuoi successi, delle tue abilità, delle tue caratteristiche che ti rendono una persona unica, una persona fantastica. Per fare questo devi anche sviluppare il Tara Mantra, ad esempio, le affermazioni positive. Inizia la giornata con affermazioni positive su te stessa, su te stesso. Ad esempio, usa frasi: sono degno di rispetto, merito di essere felice. Sono tutte cose molto importanti queste che devi imparare ad utilizzare perché programmano in qualche modo il tuo cervello. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Per rendere questo più potente, ad esempio, puoi chiudere gli occhi, puoi farlo anche in questo momento, tenendo la schiena eretta, portando l'attenzione sul tuo respiro, e mentre l'aria entra e esce dai tuoi polmoni e tu ti lasci andare a una sensazione di rilassamento sempre più profondo, ti lasci andare a una sensazione di rilassamento sempre più profondo, mentre ti rilassi e ascolti il suono della mia voce, puoi renderti conto che qualcosa dentro di te sta cambiando, stai diventando una persona nuova. Una persona con nuove chance, nuove possibilità, una persona in grado di attrarre l'amore, senza fare assolutamente niente di particolare, soltanto manifestarti come una persona solida e sicura, potrai attrarre l'amore nella tua vita. Questo è un esempio, diciamo, di
dalla mantra. Allora, non rimanere in contatto per nulla quando una relazione finisce, neanche con amici. Beh, qui dipende, dipende. Allora, qui parliamo di amori non corrisposti, che è un po' diverso. Se una relazione finisce, ma finisce senza, come dire, aver generato problematiche, si può tranquillamente rimanere in contatto se non fa soffrire, ovviamente. Se non fa soffrire, si può tranquillamente rimanere in contatto. Ma invece quando una persona ti rifiuta, quando una persona non ti vuole, quando una persona ti rifiuta fondamentalmente, quindi non ti ama, quindi ti tratta male fondamentalmente, allora in quel caso lì sarebbe meglio concentrarsi su se stessi fondamentalmente. Ma vedo le due cose completamente diverse, non vedo assonanza tra queste due cose. Non vedo nessuna assonanza. Spesso le relazioni potrebbero anche finire perché si ha una visione diversa della vita, quindi, però che questo non comporta che ci sia, come dire, una mancanza di stima, di amore anche verso una persona. Però talvolta la vita può portare in direzioni diverse, per valori anche diversi. È importante comunque riconoscere il proprio valore, no? Riconoscere il proprio valore. È un punto fondamentale, no? Riconoscere non so se ti ho risposto Green Apple. Salutiamo anche la nostra Chiaretta, Chiara Palma, la stella del mattino, contrapposta alla nostra Nana Bianca, la nostra che non c'è però oggi, non so dove sarà a dormire, la Sissi. Quindi non ti devi accontentare, diciamo, di stare con delle persone che ti fanno soffrire o che addirittura ancora peggio ti rifiutano, ancora peggio ti trattano male fondamentalmente, no? Quindi salutiamo anche Marisa, tipo accettare dei vincoli, ma prima o poi nascerà la moglie, prima o poi nascerà la moglie, quindi. Comunque noi dobbiamo mantenere i nostri standard nelle relazioni. In ogni caso se abbiamo un obiettivo, dobbiamo perseguire quell'obiettivo. Quindi comunque sia, quindi dobbiamo identificare quelle che sono le cose che vogliamo e poi perseguire quelle. Cioè non bisogna restare comunque appesi magari a situazioni che non ti portano a risultati positivi, anche se magari questa persona potrebbe volerti, potrebbe desiderarti, ma se gli obiettivi di vita sono diversi, beh, è inutile stare a rimanere appesi in una situazione. Noi dobbiamo perseguire l'amore per noi stessi, fondamentalmente. Quindi, quando la relazione finisce in modo civile, si può rimanere amici, le storie si dividono, quando invece qualcuno ha rifiutato, occorre lasciare il suo bordo. Sì, io penso questo, se una relazione finisce, ma in modo civile, perché magari ci sono obiettivi diversi, sono due persone che comunque non hanno, come dire, dei contrasti, eccetera. Le strade possono dividersi per mille motivi, perché due persone possono avere una visione della vita diversa, tipo uno vuole figli e l'altro non lo vuole, uno vuole il matrimonio e l'altro non lo vuole, per fare un esempio. Quindi possono essere diciamo, delle scelte di vita diverse. Quindi, dipende, Carmine, dipende. Se due persone fanno una scelta, pianificano una scelta, ma non ci sono contrasti, si può, no, non si può, secondo me, quando si genera rabbia e rancore, no? Se una relazione finisce per rabbia e per rancore, allora no. Ma se non finisce per rabbia e per rancore, ma perché semplicemente due persone hanno, come dire, obiettivi di vita diversi, uno vuole andare a destra, l'altro vuole andare a sinistra, cioè come persone però possono sempre rimanere in contatto, cioè non è che dipende sempre come dire, dal tipo di fine. È ovvio che se, come dire, quello ti rifiuta e tu lo insegui, se una persona ti rifiuta, non ti vuole, oppure, che ne so, è sposato già con un'altra donna, è ovvio che tu che cosa vai a sfrugugliare? Dipende da tanti fattori, da tanti fattori.
Beh sì, poi ci può essere anche una relazione di amicizia tra uomo e donna. Io penso che la relazione di amicizia tra uomo e donna ci possa essere, questo lo confermano anche milioni di coppie sposate, no? Cioè, comunque sia, dobbiamo sapere quello che vogliamo, non un po' come la carta del sogno, dobbiamo sapere quali sono i nostri obiettivi, è fondamentale sapere quali sono i nostri obiettivi, quali sono la strada che vogliamo percorrere. Quando una persona ci rifiuta, dobbiamo prenderci cura di noi stessi, no? Senza se, senza ma, fondamentalmente. E stabilire dei limiti, cioè imparare a dire di no a cose che non vogliamo accettare. Questo è un segno di rispetto, questo è un segno di rispetto anche verso noi stessi. Poi è anche molto importante sempre circondarsi, di persone positive, non di persone negative. Secondo me uno è zerbino. Beh, dipende, è zerbino, non è così palese la cosa. È zerbino se fa lo zerbino. Lo zerbino è chi continua a inseguire chi lo rifiuta. Salutiamo anche Andrea. Se no, non è uno zerbino, cioè un rapporto può essere tranquillamente paritario, un rapporto di amicizia può essere tranquillamente paritario, secondo me. Lo zerbino è quello che continua a sperare che una persona, che lo rifiuta un giorno possa accettarlo. Non è detto che capiti, anzi è molto probabile che non capiti. Con la mia ex di 8 anni siamo in contatto, sono con altri, io lo incoraggio a stare con lei anche perché per me è solo un amico. Vabbè, sì, certo, le relazioni possono manifestarsi, ci sono mille, mille modi. L'importante è che ci sia sempre rispetto tra le persone, no? Rispettare le persone vuol dire rispettare anche le esigenze di un'altra persona, non cercare di piegare un'altra persona alle nostre esigenze. Questo è un punto fondamentale. Beh, ripeto, come ho detto prima, Chiara, dipende da come le cose finiscono e dal perché finiscono. Le motivazioni sono sempre alla base di tutto, io credo. Quindi l'importante è comunque allontanarsi dalle influenze negative. Se una persona ritiene che qualcuno nella vita, ti genera delle influenze negative, ti fa soffrire, ti genera sofferenza, allora bisogna allontanarsi. Allora bisogna allontanarsi, questo è un punto fondamentale. Noi dobbiamo promuovere tutto quello che ci fa stare bene e allontanarci da tutto quello che ci fa stare male. Questo deve essere un po' la ruota, come dire, deve essere un po' la, come dire, deve essere un po' il leitmotiv, diciamo, no? E che rende la vita anche più semplice. Se una cosa mi fa soffrire, mi allontano tanto quanto basta di non soffrire, per dire, no? È importante anche, secondo me, comunque, se una persona non ti vuole e quindi ti fa vivere il rifiuto, puntare anche sulla crescita personale, perché la crescita personale può trasformare questo rifiuto, che magari ti ha generato rabbia, ti ha generato situazioni negative, in migliorare la tua vita. Ad esempio, investire nella crescita personale, secondo me, è un modo potente per aumentare l'autostima, trovare una nuova realizzazione, imparare nuove abilità, imparare a fare nuove cose, esplorare nuovi hobby, esplorare nuovi interessi, sviluppare delle competenze che potrebbero esserti utili, che ne so, imparare una lingua straniera, imparare un'abilità pratica, perché ne so, imparare a cucinare, se non che uno non sa cucinare, imparare qualche cosa, no? Cioè canalizzare le tue energie in qualcosa che possa essere gratificante per te. Aprire un canale YouTube, fare dei video su YouTube, non lo so, per dire, no? Però ci sono tante cose che si possono fare, fare dei corsi di formazione, iniziare nuovi progetti, anche progetti lavorativi, trovare nuove opportunità, ma l'importante è definire dei nuovi obiettivi, cioè se tu avevi investito su una situazione che non esiste più, trova nuove situazioni. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Perché
stare a rimuginare o peggio ancora inseguire chi ti rifiuta è come dire sprechi delle energie nel nulla, no? È come avere un pozzo di petrolio e invece di usare il petrolio da mettere nella benzina per andare, gli butti un coso e lo incendi. Quindi questo è un punto fondamentale. Solitamente chi ti vuole a metà, quando ti allontani definitivamente di colpo, comprende il tuo valore. Beh sì, questo poi dipende sempre dalle persone, no? Ogni persona ha i suoi obiettivi, i suoi valori, ha le sue, come possiamo dire, ha le sue esigenze, per cui, come dire, siamo in tante persone, no? Quindi la cosa migliore non è cercare di cambiare una persona, ma trovare una persona che già spontaneamente, per qualche motivo, è allineata a noi. Allineato ovviamente non sarà al 100%, l'allineamento deve essere anche mentale, non soltanto pratico. Perché uno dice, voglio sposarmi, e ti trovi uno che ti sposa, che però non ti piace, per fare un esempio, o non fa il caso tuo, allora non è che hai fatto un grande affare, no? Perché non dobbiamo neanche fare delle scelte sulla base della solitudine, no? Trovare quella persona che ti vuole, ma che a te non va bene per mille motivi, no? Cioè, bisogna che ci sia anche un'affinità mentale, intellettuale, emotiva, emozionale, fisica. Ci devono essere delle cose, no? Se non ci sono queste cose, beh, alla fine, ci sono persone che cercano, che spinta, ad esempio, questo soprattutto le donne, no? Molte donne spinte dal bisogno di fare figli, per dire, fanno un figlio con uno che in realtà l'unica cosa che condivideva è il fatto di volere un figlio. E quindi dice, vabbè, siccome questo vuol fare un figlio, non ne trovo altri che vogliono fare un figlio, quasi quasi faccio un figlio con lui, ma diventa un qualcosa di egoistico perché poi, come dire, il figlio rimane, la relazione si sfalderà e tu hai messo al mondo un figlio che avrebbe diritto, diciamo, perlomeno ad avere un padre o una madre, secondo me un padre o una madre, non due padri o due madri, questo è il mio punto di vista, dovrebbe avere diritto ad avere un padre o una madre, ma che si amino questo padre e questa madre, non che l'hanno messa al mondo per il desiderio semplice, egoistico di metterla al mondo e basta. Perché sennò poi nascerà anche rabbia, no? Del genitore verso il figlio, perché i figli, quando non sono trattati, quando si percepiscono che, insomma, che sono in un ambiente negativo, sviluppano anche rabbia, no? Verso i genitori, si generano, cioè è una motivazione dei rapporti conflittuali e comunque fai dei danni a una persona che di fatto non è che ha chiesto di essere messa al mondo, di nascere, o di non nascere. Eppure oggi sono tante le persone che magari per egoismo, per solitudine, ripeto, secondo me sono più le donne comunque, che magari arrivano a 40 anni, si rendono conto che, sta passando l'ultima possibilità di fare dei figli e quindi cosa fanno? E quindi cosa fanno? Se trovano uno, non stanno a guardare tutto il resto, guardano solo il fatto che magari gli va bene fare dei figli e allora si prendono quello e fanno i figli, trovano il pollo e ho capito, trovano il pollo, però il problema è che sto pollo, se poi non ti piace, ce l'hai a casa H24, questo è un punto fondamentale. Essere molto giovani non significa che se uno è molto giovane è anche automaticamente molto cretino. Cioè, le persone molto giovani dovrebbero invece non fare dei figli fin tanto che non hanno la maturità. Perché, se una, anche oggi, no? Oggi uno dice, vabbè, a parte che secondo me dovrebbero insegnare, dovrebbero essere i genitori che insegnano come, ho sentito di Assange in che senso? C'è qualche novità? In che senso ho sentito di Assange? C'è qualche novità di Assange? Cioè, io so che è in carcere, non so se c'è qualche novità dell'ultima ora. Ah, è stato liberato? Ah, ma dai, mi fa molto piacere che sia stato liberato.
Beh, Assange, meno male, perché Assange non, di fatto non aveva fatto niente, aveva divulgato delle cose vere, fondamentalmente. Ah, bene, bene, è stato liberato. Ma pensa a te, aveva divulgato delle cose vere, non è che aveva divulgato delle cose false. Cioè, oggi, come dire, aveva solo divulgato delle cose che erano vere, che erano vere. Colpevole? Vabbè, non lo so, questo non so cosa sia, però WikiLeaks aveva diffuso tra l'altro un sacco di porcate che avevano fatto, adesso poi vado a vedermi un po' la storia, andrò a vedermi un po' la storia, andrò a vedere un po' la storia, esatto, non si può dire la verità, no, e questo è un concetto fondamentale, andrò a vedermi la storia perché questa mi mancava, comunque che sia stato liberato. Anche perché, come dire, era stato incarcerato ingiustamente, già veramente. Aveva detto soltanto la verità, non è che aveva detto delle cose false. Cioè, comunque sia, cioè io credo che sia più colpevole un giornalista che racconta un sacco di balle, perché qua il concetto è che se un giornalista racconta un sacco di balle, no, nessuno gli dice niente, nessuno gli fa niente, può raccontare le balle che vuole, no? Sono come i giudici che sbagliano la sentenza, mandano in galera qualcuno contro che era innocente, nessuno gli dice niente. Ho capito, sono verità scomode. Se invece un giornalista d'inchiesta, come potrebbe essere stato Assange, dice delle verità, seppur scomode, ma delle verità, lo metti in galera. E questo è l'assurdo, no? Questo è l'assurdo. Però viviamo in un mondo che secondo me, diciamo, sta andando verso il declino da quel punto di vista lì. Cioè, in che senso che sta andando verso il declino? Secondo me, sta